La Campania è il suo grande patrimonio culturale fatto di luoghi e persone dal grande talento. La promozione di un territorio e i suoi grandi eventi che diventano il volano per diffondere l'idea di bellezza che parla il linguaggio della musica, dell'arte, del teatro e del cinema. Tutto questo viene replicato ogni anno con aggiunte di spessore culturale al Premio Penisola Sorrentina, che, investendo soprattutto nell'audiovisivo come fonte di divulgazione artistica, mette in campo personaggi che rappresentano uno spaccato di Italia e di Campania dal grande valore. Tra questi personaggi c'è Mariano Rigillo, che ha ricevuto il premio alla carriera del Master di Drammaturgia e Cinematografia Università degli Studi di Napoli Federico II al Premio Penisola Sorrentina, che ha avuto come titolo Petali di Cinema. Teatro, cinema, televisione e doppiaggio sono i settori in cui si è costituita la lunga carriera di questo artista straordinario che attraverso il teatro e il cinema ha saputo raccontare con autenticità storie e personaggi diversi, lavorando con registi celebri e più giovani del panorama italiano e internazionale. Sul palco del Teatro Tasso di Sorrento, Rigillo ha incantato il pubblico con il monologo De Pretore Vincenzo, tratto dall'opera di Edoardo, dove ha ritirato il premio, ma soprattutto una sentita standing ovation. Bene, e allora vi racconterò la storia di questo ladruncolo De Pretore Vincenzo, scritta da Edoardo De Filippo, che comincia con questi versi. De Pretore Vincenzo s'arrangiava, campava a buon Dio, come si dice, figlio di padre ignoto, senza amici faceva o mariuola per campare. Marciava bene, questo a dire l'inglese, a scarpa mocassino su misura, a camisa la steva una pittura e a cravatta marrò petit pois. Per una manovra che fernette un fieta, un scip, una bizoga, e a tarinta, nemmeno un pizzo con mustaccia finta che la voto potettero salvare. L'ammonimento già l'aveva avuto, 2 volte sorvegliato speciale, si spuzzulia una Pasqua e 2 Natale coscista, la fava fresca e con campà. Quando nascette, Vicenza ci pensai, s'ha da perdere un nome di pretore, se non trova un santo protettore che mi protegge in terra e in al di là. E chi sceglie, chi piglia, finalmente quello che cerca trova. Pensa e pensa, se scegliette un santo di conseguenza che a meglio risse in cielo non ci sta. Pata a Gesù, marita a Maronna, imparentata a Sant'Anna e a San Giacchino, se non mi può proteggere a Pontina, qua San Giuseppe mi proteggerà. E arrubava va San Fiorello, un furto, un lumino e 2 cannella. Era caruto porco, rindemmela San Giuseppe, o faceva rispettare, io manteneva. O 19 marzo, giorno di San Giuseppe, addirittura, se si trovava in coppa una questura, non si stava quieto manco là. Campagna di Cristo passa, si capisce, pure si ti protegge o pataterna, coccoruna ci sta pure all'inferno, campizza ancora per te scombinare. A piazza municipio una mattina, sfilando un portafoglio a un signore, chi sta più lesta, afferra il pretore e un catasto con tanta abilità in faccia a un camion. E non contento di averla sbutacata una mascella, o lascia, mette mano a rivoltella e tira senza scrupolo e pietà. Il pretore caretta, è morto, niernò, sospira ancora, la zaina a terra e l'estu leste, su portaina, rinda una carruzzella può salvare. Ne sostunata, a mano in infermiera, un fiete in maricina l'affugava e mentre un chirurgo s'accostava, de pretore già steve in al di là, che piera fora e con un cammasona e musolina pallida e scarusa, era gnorsino poco curioso, ma l'anima si veste na così. All'era un buttiano, si fermai fuori palazzo di Dio, innanzi al portone. Spostai con forza una maniglia a tona, sbattendolo 2 volte per chiamare.
uno sportello quadrato s'arrapetta e come a guardaporta s'affacciaia una capa di provolone che spia in nome, cognome, patria e qualità. E a chi volete, voglio a San Giuseppe. Ma siete atteso? Siete conosciuto? Ma sono addirittura benvoluto. San Giuseppe mi ha fatto salire qua. Allora ci tenete appuntamento. Così credo, voi dite, de pretore, chi la cava scegliette protettore, voi sapete, ma che è morto, che da fa? Sicuretto, spurtino. De pretore, sentette un passo che si allontanava. Dopo poco sentette che tornava chiuso per il terrisoluto a camminare. Era appena un sportello, un'altra volta, un provolone, tutta amareggiata, dicette, da prete, ti sei sbagliata. San Giuseppe ha risposto, che già fa? Si è morto, se mettesse mio si è morto. Chi lo sa, pastor Vincenzo da pretore? Stevo parlando con il nostro signore, o quale ha detto, lasciaci parlare. Vincenzo, Romanetto pensieroso. Poi ricetta, ma che sei malafede? Si secondo sto fatto non si crede, il lampo si sapeva consumare. È meglio che ci ha donato volta facendo la capica soddecisa. Se non trase non manca un paravisa, faccio correre guardia all'aldilà. Roppa aspettata così una mezz'ora, sentette che Bertone s'arrapeva. E tanto era il rumore che faceva, Vicenza si sentiva sconocchiato. Poi, quando si arrapetto tutto quanto, verrete a San Giuseppe, che scendeva uno scalone indurato e che diceva, ma chi sto de pretore? Chi sarà? E de pretore con una faccia tosta, o gli ti incontro con una mano stesa, sono de pretore, o figlio della torrese, mi hanno sparato una mezz'ora fa. T'hanno sparato, povero guaglione. E chi è stato che ti ha fatto un malamento? Ah, ma allora non sapete proprio niente. Voi in paravisi che c'è stato a fare? La pisse va a sapere che si sono morto. E certamente pure colpa vostra. Gli ha rubato sicura a bella posta, sapendo che c'è stiva per voi qua. Sicché tu sei morto, Mariolo, no. Ma che sono morto sono onesto. Un Mariolo vivo si fa questo. Non lo fa per morire, ma per campare. Ah, è giusto. Rispondette San Giuseppe. Però cangoppo sto ragionamento difficilmente rinda un momento cagna una legge antica che ci sta. Chi ha roba in vita è sempre Mariuolo e dopo morte resta segnalata. Se un Mariuolo fosse perdonato o fuoco eterno che ci stesse a fa. Io che ne saccio, ricette dei pretori, non posso capire tutte queste leggi. Chi tiene a San Giuseppe che lo protegge, è San Giuseppe che c'ha da pensare. Prima di tutto, ricette San Giuseppe, sta protezione si me l'hai cercata. Tu te l'hai vista e tu te l'hai pigliata. Non capisco perché ti aveva là. Ovvero, è tutto quelle figurelle con voi fotografate e curulate. I certi botti mi sono abitato per candele e per luglio. E mo che fa? Ma mi dicite che c'è sta una legge. Oh, Mariola è sempre segnalata. A me, se non mi avessero sparato, fosse morto per la fame, San Giuseppe. Ma, tanto bella, non facciamo storia. Parlate in confidenza con il Signore, recitala Vincenzo de Pretore, l'agge protetto, e lo faccio ristaccare. E se mi dice no, peggio per voi, che allora in coppa non contate niente. Perché la caccia spice stregna niente, ma voi ci avete perso dignità. In poche pensieri, San Giuseppe s'abbiai per scalone a malincuore e si trovai in presenza del Signore, con l'occhio in terra, per non lo guardare. Giuseppe, cosa c'è? Caro maestro, va trova come chiude e come state. Il fatto è che mi sento sconcertato, non so come avessi a cominciare. Fora, c'è sta un Mariuolo morto, che si chiama Vincenzo de Pretore. Siccome mi scegliette protettore, giustamente volessero staccare. San Giuseppe fosse rimbambito, un Mariuolo, e dice giustamente. Ma tu ti sei stonato veramente, che stiamo, chi è che ti fa parlare?
che c'entra? Voi perché non siete vecchi? Anzi, se ci pensate buono, mi annuio, o vecchia con vera siete voi. Insomma, che si tratta di dignità. Le pretore rubava, sì signore, è morta accesa per questa ragione. Si era fissata la capitazione, ma picciava il cannello, che già fa? Le vagati che non sa niente, che conta solamente la paterna e che se ne scendere all'inferno perché la protezione non ci sta. Se voi volete fare questa figura, io non la voglio fare. Sa che vi dico? Verrò manca di volta, frate, amico, ma vi saluto e me ne vado a qua. Ricetto la paterna che le ha porto. Però, pensaci buono in un momento, perché si può avere un pentimento. La porta è chiusa resterà. E che ammazza fiorita, San Giuseppe, come se non avesse manco intesa. Lasciavo posti coppo paraviso, a capa sotto e senza salutare. Amaron, stagnendosi in di spalle, se siete puresse, salutai, facette la riverenza, salutai, dichiarando, ma come posso fare? Giuseppe è mio marito, certamente, e io lo devo seguire ovunque vada. Io come moglie seguo la sua strada, una moglie fedele che sta fa. Gesù Cristo dice, io sono tuo figlio, e che faccio? E lascio solo, e con qua ancora, specialmente mia madre se ne muore. Io me ne vado con mamma e papà. Sant'Anna fece segno a San Giacchino, San Giovanni comparo Salvatore, l'Arcangelo Gabriele Annunciatore, pure questo sa voleva spalumare, tanto che pataterno su sette strillanno, fermi tutti, dove andate? Se ho veramente uscito e veniato, io paraviso non lo posso fare. Tutta la sacra famiglia si fermai, aspettando la parola del Signore. Va bene, fate entrare a depredore. Almeno voi facete interrogare, depretore Trasetto. Vieni avanti. Tu ti chiami Vincenzo? Sì, signore. E di cognome? Faccio depretore. Tuo padre? Depretore fu mamma. Come sarebbe? Su di padre ignoto. Non capisco, ma ignoto di che cosa? Che quando sulla terra non si sposa, i figli non si possono dichiarare. Ma i figli sono figli, niente affatto. Voi credete che sono tutti uguali, ma i figli in terra, se non sono legali, campano come ponne, che hanno fa? Troppo capuzziato, pataterna. Dice, hai capito la fatterilla? Perciò tu a diventare marioncilla. Io sì, ma solamente per campare. Senza un padre che ti manda a scuola, che mi hanno abbandonato in mezza via, facendo solamente a capa mia, si sa che fornisce per rubare. Dove sei nato? Sono napoletano, pure perché stavo scombinato. Per Napoli ognuno ha pensato per vedere come avevano anguagliato. O peggio surdo chi non sente a posto, perché se voglio fare una vita onesta e nessuno mi aiuta, che mi resta? Industrializzo la disonestà. Un minuto di silenzio. O pataterna, con una santa pazienza si susetta e con una voce ferma, poi ricetta, chi sto napoletano resta qua. Andate tutti a letto. Domattina vi sveglierete nelle prime ore per spiegare a Vincenzo De Pretore in paradiso come ci si sta. I santi, con una mesa arsadella e con un mese inchino, s'abbiaina, a maglia canna amara su cuccaina, pensando a roba mo, sa danzerà, o pataterna a sera, è abituato a sentire in paraviso meglio canta. Invece che la notte, tutto quanto non ne sentiva manco i papatià. E con un naso fino ai pataterni, o signore che aperta la serenata, non potette dormire tutta la nottata per pensare che discorso aveva fatto. Schiarati orno, fece la donata e disse
Capisco il malumore. A voi vi fa paura del pretore che marungiella che vi può rubare. State tranquilli, ne rispondo io. Chissà perciò si chiama paraviso. Lieto sicuro, pane ben diviso, né? De pretore che ruba sa fa? I santi si guardano tutti in faccia. E intunaina a più bella pastorale, come a quella che cantano a Natale. E poi Vicenza, che felicità. A poco, tutto questo cuore e tutta questa musica fermetta. È bella de pretore, se sentette a stanchezza e o dolore ruccampà. Poi, nata volta, voce cristiana, uno diceva, fatelo dormire, ripiglia il polso, ma non può capire. Complimenti, dottore, se ne va. Con l'occhio mi si è aperta, le parette vere, una figura in omma anziana, con un fuglietto e con una penna a mano, e che diceva, o posso interrogare? Nata voce ricetta, con prudenza. Tu ti chiami Vincenzo? Sì, signore. E di cognome? Faccio e pretore. Tuo padre? Ve l'ho detto poco fa. Nata voce ricetta, su, coraggio, cercate di rispondere al Signore. Signor sì, mi ha già concesso l'alto onore. Sulis, ma poteva perdonare. Ce l'ha gerito, che ieri Mario un cielo. E capo questo, sono morto acceso. Fatemi rimanere in paradiso. Tenga promesso e voglio restare. Cara Renna che parlava con il Signore, non sorrai per sempre l'occhio. L'applauso di Sorrento allo straordinario talento di Mariano Rigillo, premio del Master di Drammaturgia e Cinematografia dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Grazie maestro.